Buonasera a tutti e ben ritrovati a tutti voi telespettatori qui in diretta su Fano TV con il nostro programma In Salute. Buonasera a tutti, vi ricordiamo, io sono Michele. E io sono Tommaso. Siamo arrivati alla quinta puntata, alla quinta già puntata. Tommy. Benissimo, infatti partirei come di consueto e partirei appunto per decretare il vincitore del quiz della nostra quarta puntata di In Salute, in cui ricordiamo abbiamo parlato dell'alimentazione e dell'esercizio fisico. La vincitrice è Landini Maria Luisa, direttamente da San Costanzo. Maria Luisa ha già ricevuto, non so se ci sta seguendo in questo momento, se è in diretta insieme a noi, comunque sia, ha ricevuto un messaggio su WhatsApp dal team di In Salute e quindi le invitiamo appunto di risponderci se è contenta. E io direi, Michi, di ringraziare innanzitutto lo sponsor della scorsa puntata, che è l'Occhialeria del Porto, che ringraziamo Rosalba e Francesca dall'Occhialeria del Porto nella nostra città di Fano, e ringraziamo anche lo sponsor di questa giornata, che è il Centro Primo Soccorso di Lorenzo Tricarico. Esatto, grazie mille, grazie alle persone che partecipano ogni settimana. E vi invitiamo e vi ricordiamo che per l'appunto potete partecipare e essere partecipi del programma semplicemente inviando un messaggio al numero che trovate indicato, dove potete direttamente interagire con noi. Infatti le domande che ci fate nell'arco della puntata noi le possiamo rispondervi o possiamo farle al professionista che abbiamo con noi. Infatti, Michi, di dire chi abbiamo qui con noi in diretta oggi, sì. Vorrei partire con un incipit in cui vorrei ringraziare il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci. Lo vorrei ringraziare veramente perché è un nostro spettatore che ci segue nel corso delle nostre puntate, lo salutiamo, perché nel corso delle varie puntate che abbiamo tenuto ci ha suggerito un argomento. Infatti il sindaco di Monbaroccio ci ha chiesto di parlare, di affrontare un pochino il tema della salute mentale. In realtà abbiamo parlato un pochettino e sarebbe stato bello approfondire anche qualche patologia un pochino più nello specifico, però oggi, Michi, noi abbiamo intanto preparato una bella puntata. Esatto, oggi è veramente una puntata speciale perché abbiamo un ospite veramente speciale, veramente d'impatto, quindi rimanete con noi perché potete fare le domande direttamente a questa persona. Io partirei con la presentazione immediatamente, quindi vi presentiamo la puntata di oggi. Prima di dirvi di cosa parleremo, come già anticipato Tommy, vi dico che il professionista di oggi è una psicologa, mediatrice familiare sistemica, facilitatrice mindfulness, master in scienze integrative applicate, advanced level EMI therapy presso Associazione Italiana di Psicotraumatologia Integrata, quindi un curriculum da fare invidia. Ci vuole circa la mezza puntata solo per leggere il curriculum di Manuela. E non è finita qua, perché è direttamente con noi in collegamento non da Fano ma bensì da Torino. Quindi Emanuela Giorgini, grazie per la tua disponibilità odierna a condividere con noi le tue conoscenze. Innanzitutto io e Tommy ti ringraziamo. Sì, grazie per aver creduto anche nel nostro format, Emanuela, e per averci appunto creduto direttamente da Torino. Sei lontana, quindi è stato anche difficile organizzarsi, però ci siamo riusciti. Grazie ragazzi, sono molto contenta di essere qui con voi. So che la vostra mission è quella di divulgare in semplicità la cultura della salute e del benessere. E io mi trovo favorevole, assolutamente, il tema è mio, è caldo, quindi sono molto contenta di essere qui con voi. Benissimo, benissimo, Manuela. Noi tanto ormai ci siamo conosciuti, quindi ci diamo del tu, addirittura ci parliamo già anche con un pochino di certo, nomi diminutivi, perché noi siamo un pochettino così. Noi in salute anche questo è una chiacchierata, è uno scambio anche di opinioni, soprattutto per i cittadini, no? Per le persone che ci seguono da casa, per cercare, come hai detto tu perfettamente pochi istanti fa, di divulgare il più possibile la cultura dello star bene. In salute è proprio questo. Quindi io direi, Michi, di cominciare a sviscerare l'argomento di oggi, come di consueto. Assolutamente sì, perché dopo le quattro puntate che abbiamo fatto, quello che mancava era, per far sì che tutte queste situazioni di cui vi abbiamo parlato, per poterle mettere in pratica, ci vuole... Che cosa ci vuole? Un buono stato mentale. Un bel mindset. E quindi
è veramente importante la figura dello psicologo come la Manu, e oggi ci darà delle strategie, ma non lasciamo la parola direttamente a te, Manu, perché ci darai un input di quella che sarà la puntata odierna. Infatti, allora il mio intento è quello di parlare di un argomento che è molto caldo, molto sentito da tutti, quantomeno quando vengono in studio da me le persone, spesso la tematica la portano. E il mio obiettivo è dare delle indicazioni e anche dei piccoli suggerimenti. Assolutamente. Per poter provare a modificare. Manu, infatti io direi di partire subito facendo un pochettino il quadro generale di quella che è la situazione che tu vedi da un occhio esperto, da una persona poi che è attiva, che è operativa nel proprio mestiere e che vede le persone tutti i giorni. Tanto tra Fano e Torino non ci sarà tutta questa grande differenza, le persone no. sono simili, le problematiche sono simili. Io direi che stiamo affrontando un periodo storico abbastanza importante, quindi che ne dici se partiamo con più o meno questo argomento qua? Tommy, hai ragione. Hai ragione, questo è un periodo storico eccezionale, perché la gravità degli eventi che abbiamo vissuto, stiamo vivendo, ce lo faranno ricordare lungamente. Intanto veniamo, fino a poco tempo fa, l'enorme portata dell'epidemia di Covid, e poi la difficile situazione geopolitica di adesso, con la guerra Russia-Ucraina. Poi parliamo anche degli eventi sismici, dell'alluvione che hanno colpito il territorio. Quindi sicuramente tutti questi aspetti portano le persone ad affrontare il quotidiano con quel senso di smarrimento, anche di angoscia sottotraccia. Assolutamente. Quindi... Per alcuni è... Quindi Manu, possiamo dire quindi che tutte queste problematiche che hai sollevato adesso, che è un periodo storico bello, bello denso, magari la nostra qualità di vita e i tempi odierni con la tecnologia, con le comodità che abbiamo oggi, ci fa vivere il momento storico con una nonchalance diversa, però quanto fondamentalmente è critico questo momento per le persone e quanto è importante poi approfondire questa tematica, cioè quanto è importante parlare con le persone? È importante, adesso il focus è proprio sul tentare di raggiungere un benessere attraverso una flessibilità e un adattamento alle situazioni che ognuno vive, alle difficoltà che ognuno affronta. Il focus è proprio sulla consapevolezza, ci si accorge di più di un pensiero magari pesante, di un pensiero negativo che non ci fa vedere bene il futuro. Esattamente, Manu. Quindi, se posso, proprio collegandoci a questa argomentazione che hai detto, quello che ho notato io, penso ovviamente anche Tommy, ma tu sicuramente più di noi, da queste situazioni che ci sono state, quindi nell'ultimo biennio / triennio, quello che si è notato è che le persone, innanzitutto da un certo punto di vista, positivamente si sono avvicinate sempre più al prendersi cura, secondo me, di se stessi. È cambiato notevolmente l'atteggiamento, no? Magari verso anche fare percorsi mentali piuttosto che a livello fisico. Io questo piccolo cambio l'ho visto, ma perché c'è stata un'esigenza, perché le persone oggi, tra lavoro e le situazioni che abbiamo detto, sono altamente stressate. Quindi ti chiederei proprio un feedback da questo punto di vista, il cambiamento che hai visto e anche come funziona il meccanismo dello stress. Oggi, anche quando molte volte una persona va dal medico, si dice sei stressato, e diciamo che prendi più o meno sempre tutti, perché la vita è molto frenetica, si è sempre in ritardo e quindi penso sia una condizione molto comune. Non so se mi puoi dare conferma oppure mi smentisci. Guarda Michele, hai perfettamente ragione, perché lo stress è una reazione di adattamento a livello di sistema fisiologico, cognitivo, emotivo. Quindi c'è uno stimolo esterno che ci mette nella condizione di ritrovare un adattamento.
Lo stress è indispensabile per la vita, perché è proprio un meccanismo fisiologico fondamentale nell'uomo. Ci permette infatti di reagire agli stimoli, favorendo quindi un nostro adattamento all'ambiente. Però può diventare dannoso. E questo capita quando la fase di recupero, quindi il ritorno alle normali funzioni fisiologiche, non è proprio immediato, quando non si riescono a modulare le risposte allo stress. Manu, infatti ecco, vediamo che la regia ti ha passato una slide che abbiamo preparato insieme a te in questi giorni in cui preparavamo la puntata. Quindi approfondiamo proprio questo tema, quindi lo stress è una tematica importante. Esatto. Allora, intanto dobbiamo dire che esiste uno stress positivo che si chiama eustress, ed è uno stress che ci aiuta a trovare una motivazione e a migliorare la nostra produttività, a raggiungere i nostri obiettivi. Facciamo un esempio. Siamo di corsa perché dobbiamo raggiungere il pullman che sta passando. Quindi ci mettiamo a correre un pochettino e con questa corsetta riusciamo a raggiungere il pullman e a salire. Ecco, quando siamo sul pullman ci accorgiamo che in realtà quello sforzo l'abbiamo tenuto bene e magari ancora 5 metri di corsa l'avremmo potuto sostenere. Quindi riusciamo a far fronte alla necessità quindi a far fronte alla domanda, insomma all'urgenza, quindi è uno stress positivo. Diciamo che quello stress, quindi, ho ben capito, che quando siamo un po' sotto pressione, ma non troppo, ci fa dare quel qualcosa in più per raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Quindi un po' di stress ogni tanto sotto pressione può, e mi ci ritrovo. È una risposta fisiologica, ci deriva, cioè è ancestrale, perché l'uomo primitivo nel bosco, nella savana, doveva pur proteggersi dagli animali, dalle fiere che potevano aggredirlo. E lo stress serve per scappare, fuggire, mettere in circolo tutta una serie di ormoni che ci aiutano a reagire efficacemente. Quindi è quello che nella nostra evoluzione ci ha salvato la vita e ci ha permesso di essere oggi qui a parlare. Bravo Michele, esattamente. Manu, ma io vedo allora, qua nel programma che abbiamo preparato insieme una dicitura che tu ci hai scritto, un'argomentazione che si chiama fase di adattamento. Però io sinceramente vorrei capirne un po' di più. Certo, allora, la fase di allarme l'abbiamo descritta, ci mette nella condizione di attivarci. La fase di adattamento è quella corsetta che abbiamo fatto per raggiungere il pullman, che quindi ci ha richiesto ossigeno, ha fatto battere più velocemente il cuore, e aprire, dilatarsi e chiudersi i polmoni, quindi ha sollecitato i nostri muscoli. Il nostro fisico si è adattato. Questo può essere in alcune circostanze una fase lunga, molto lunga. Provate a immaginare quando in ufficio abbiamo delle difficoltà che si protraggono nel tempo, magari nella settimana o anche di più. Quindi quella fase di adattamento noi non la troviamo proprio perché è troppo lunga, non riusciamo a chiudere il cerchio, a portare a termine questo stimolo, non c'è una fase di recupero e quindi si va nella fase di esaurimento. La slide che avete messo ci fa capire che cosa dobbiamo fare per cercare di adattarci. Utilizzare tutte quelle strategie, quelle tecniche che ci servono per recuperare il nostro momento presente, il qui e ora, che ci consente appunto di chiudere quel cerchio e dedicarci anche ad altro.
se prendiamo in considerazione il mondo animale, io ho un cane, un bassotto, adesso non è qui con me, però lo guardo, lo noto cosa fa. Se mangia, mangia, è concentrato lì su quella cosa. Se beve, è concentrato a bere, non fa altro. Invece noi, quando ci ritroviamo a tavola a mangiare, non è che ci limitiamo a mangiare e a concentrarci su quello che stiamo mangiando. La nostra mente ci porta a pensare anche ad altro, magari ai problemi dell'ufficio. È la famosa... Ecco che non chiudiamo il cerchio. Quando si parla del qui e ora, quando invece magari il cervello va a pensare sempre alla famosa vocina interna che sentiamo tutti, sì, quando... Questo penso può essere interessante. Te, Tommy, hai mai sentito la tua vocina interna? Io con la mia vocina interna c'ho da fare. ci chiacchiero spesso e volentieri. Dopo io ho vocine interne e esterne, però si parla spesso. Guarda, adesso la vocina ci arriviamo. Però se mi mettete la slide con l'evento scatenante, dove c'è il triangolo. Assolutamente sì. Poi possiamo vedere, no? Che quando ci troviamo ad affrontare una situazione stressante, il nostro fisico, il nostro cervello agisce attivando l'ipotalamo, quindi c'è la situazione di stress, l'ormone dello stress, quindi che nella fase persistente dello stress diventa molto presente. Quindi quando noi affrontiamo la situazione d'allarme, di stress, possiamo avere diverse reazioni: l'attacco, la fuga o il freezing, un po' tipo possum, che rimaniamo bloccati su quello che ci capita, no? L'attacco invece ci viene quella fase di nervosismo. La fuga ci viene da scappare, da allontanarci dalla situazione di stress. Però questo evento scatena, appunto vediamo nella slide, questi tre cavalieri che sono il nostro cervello, quindi i pensieri, le nostre emozioni, e anche l'aspetto fisiologico, quindi le sensazioni corporee. Questi tre cavalieri agiscono insieme e ci spingono ad un'azione che il più delle volte è automatica, quindi non è consapevole. Entriamo proprio nell'uso di un pilota automatico. Mentre se riuscissimo a vedere con consapevolezza questi tre cavalieri in atto, potremmo provare ad agire su di essi e quindi a ridurre la fase di stress. Quindi ti faccio una domanda da un milione di dollari a questo punto, cioè se il pilota automatico prende il sopravvento, l'unico modo per gestire la situazione è andare a intervenire su queste tre aree, e come farlo? Soprattutto, sì, soprattutto sul pensiero, perché il pensiero inizia a vagare. Vagare, e allora se mi mandate la slide successiva, faccio vedere che il pensiero può correre o verso il passato o verso il futuro. Quindi è un meccanismo automatico, proprio perché è senza particolare consapevolezza. Noi iniziamo a pensare che cosa è successo l'altro giorno, cosa è successo un mese fa. Ed è una ruminazione. La ruminazione, se portata all'eccesso, può incidere sulla nostra autostima. Quindi può anche tratteggiare del pessimismo
sottolineare la nostra incapacità di risolvere le situazioni. Dall'altra parte, invece, se la nostra immaginazione, il nostro pensiero va molto avanti, va al futuro, quindi a cosa capiterà domani, quali sono i programmi che ci capiteranno tra 2 settimane, entriamo nel rimuginio che il più delle volte vede eventi catastrofici: non ce la posso fare, non sarò capace. Questo modo di pensare ci può generare dell'ansia. Quindi ecco che diventa importante fermare questo momento, ricordarci dove siamo, cosa stiamo facendo. Perché proprio perché questo meccanismo non è consapevole, siamo un po' staccati dal nostro corpo. Magari ci capita che stiamo mangiando e con la mente stiamo pensando a domani. Magari siamo alla guida e pensiamo a cosa è successo ieri e ci dispiace infinitamente. Quindi, per ritornare nel qui e ora e affrontare la questione, provare a chiudere il cerchio, io suggerisco una manovra che si chiama stop. Che adesso, se arriva, mi passate arriva l'altra subito. Slide. No, adesso il bello della diretta è anche questo. Dovresti vedere la mano adesso, la slide. Eccola, stop. È una tecnica per sostenere la resilienza, quindi la nostra capacità di adattarci allo stress. Quindi se ho dei pensieri confusi, ruminanti, oppure se sono ostaggio di queste emozioni forti, la rabbia, paura, allora non so cosa fare, non so che strada prendere, che scelta prendere. Uso lo stop, cioè mi fermo, fermo l'attimo, dovunque sono, se con la macchina mi affianco e mi fermo, se sono in ufficio mi prendo qualche secondo, faccio un respiro profondo, lento e mando fuori l'aria. E poi provo a osservare i miei pensieri, dove sono, quali sono questi pensieri, c'è un'emozione di fondo, qual è la rabbia, è la paura, c'è anche una sensazione corporea, magari ho le gambe che tremano, sento il cuore battere forte. Quindi faccio un respiro profondo e cerco di rimettermi in contatto con il mio corpo e a pensare che cosa posso fare. Quindi trovare 1 o 2 passaggi da mettere in pratica e poi ripartire. Beh, Manu, questo è un messaggio bellissimo che stiamo mandando, anche perché oggi stop è una parola abbastanza emblematica per la quotidianità che viviamo. Io mi sto facendo anche un autoesame di coscienza per la routine che viviamo ogni giorno, no? Con questi ritmi sempre serrati, sempre veloci, con una routine quotidiana che ha dell'incredibile. Io stesso dico sempre: mi ci vorrebbero giornate da 36 ore, da 30 ore, settimane, da 10 giorni per poter fare tutto quello che dovrei fare e per poter stare fondamentalmente tranquillo. Quindi già come messaggio divulgare questa parola, questo stop, questo fermarsi un secondo e ragionare su quello che ci sta succedendo è già di per sé una grande analisi personale, no? Esatto, è proprio fermare l'attimo, perché altrimenti continuiamo nel fare le nostre cose e avere la mente da un'altra parte. Certo, assolutamente.
Manu, io visto che abbiamo fatto una bellissima già un bellissimo quadro generale di questo bellissimo argomento che di cui stiamo trattando oggi, prima di proseguire io direi di fermarci Miki qualche secondo per la pubblicità. Sì. Quindi ci fermiamo ricordiamo anche alle persone che vogliono intervenire su questa argomentazione che oggi più che mai colpisce quasi tutti noi, di se volete fare le domande alla psicologa, di prepararle in modo tale che dopo la pubblicità possiamo avere le risposte. Il nostro telefono è pronto. A più tardi. A più tardi. Buonasera e ben ritrovati a tutti in questa bellissima puntata di In Salute. Bentornati, oggi stiamo trattando un tema veramente caldo con un ospite eccezionale che Tommy in questa prima mezz'ora ci ha dato già delle perle da veramente importanti che possiamo subito mettere in atto. Quindi ricordiamo che oggi si parla di psicologia della salute con una professionista che ci aiuta da Torino, a cui ha creduto subito al progetto In Salute, alla missione di educare le persone. Ecco, ce l'abbiamo, Manu. Eccola, Manu, è tornata. Bentornata. Eccomi. La Manu, quindi io direi Manu per le persone che magari si sono perse la prima fase o comunque per fare un recap, visto che abbiamo detto tanto, ci fai un veloce recap di quello che è stato detto, quindi partendo un po' dall'inizio. Allora. Parlavamo dello stress, del fatto che noi ci adattiamo ad un evento, a una situazione difficile, che può essere una minaccia fisica, psicologica, no? Al nostro essere. Quindi ci mettiamo in allarme e già il nostro corpo si prepara ad un'azione rapida. Quindi è la corteccia cerebrale che attiva l'ipotalamo, che accende il nostro sistema simpatico, quindi accelera tutti i nostri processi interni, ok, il funzionamento dei nostri organi. Ci dovrebbe essere anche una slide, ci facciamo aiutare dalla slide così anche per le persone ecco. A casa c'è uno schema visivo che aiuta tanto. Prego Manu, scusami ecco. Se ti ho interrotto. Niente. Quindi dicevamo che nella reazione di attivazione in risposta alla situazione il nostro corpo accelera i processi interni con degli ormoni, con le catecolamine, e nella fase di allarme, se questa fase è protratta a lungo, c'è l'ormone dello stress che tutti noi conosciamo come il cortisolo. Quindi quando lo stress è persistente, il cortisolo entra in atto. E qui Manu mi collego subito con una domanda. Quante persone oggi vivono, tra virgolette, inzuppate nel cortisolo? Fa un po' ridere. Fa ridere, però dell'inzuppare. È molto reale. Però penso sia una situazione che non capiti poi così troppo di rado. No, assolutamente. E infatti noi non ne siamo consapevoli, perché è il nostro corpo che reagisce così. Noi quello che possiamo percepire è la reazione da pilota automatico. Quindi o ci arrabbiamo, attacchiamo quindi, oppure fuggiamo di fronte alla situazione stressante, quindi cerchiamo di darci la gambe, di tirarci indietro con magari delle situazioni anche di così un attacco alla propria autostima, diciamo. Oppure rimaniamo frizzati, cioè non sappiamo come comportarci. Quante volte magari di fronte a un attacco di una persona non sappiamo come reagire. Quindi la reazione da pilota automatico è quella dalla quale noi dovremmo uscire il più rapidamente per poter avere una scelta più consapevole per affrontare la situazione.
Quindi, se ho capito bene, la reazione da pilota automatico, quindi tra attacco, fuga e freezing, quindi frizzati come si dice nello slang giovanile, quale io non sono e non ho. Precisiamo questa precisiamo cosa. Ormai. Non dipende da una nostra parte consapevole, diciamo, ma è un istinto, esatto. Possiamo dire. È una reazione, sì. Non consapevole. Non conscia, ma inconscia. Quindi se volessimo modificare... Non consapevole. Esatto, okay, quindi imparare a guardarsi in quell'evento per poter scegliere come comportarsi. Questa è una cosa molto interessante. Non so se c'entra, però siccome io sono curioso, a me questa argomentazione mi piace molto, e è vero, perlomeno da come ho sentito, poi magari dico una cavolata e quindi non si può neanche tagliare perché è in diretta, quindi casomai lo... Ma il bello è questo, rimane no? Qua, proprio sul guardarsi, è vero magari come consiglio che mi fu dato, di guardarsi dall'esterno come se fossi in terza persona, come se fossi da esempio fuori dal Grande Fratello e ti guardi la tua vita dall'interno per vedere come reagisci. Può essere molto efficace questa cosa. Poi adesso, avendo anche lo smartphone, in certe situazioni, magari anche per gioco, provare anche a riprendersi, ma comunque quando capita una reazione immediata, provare un attimo a guardarti dal di fuori può aiutare a riprendere quella consapevolezza. Quindi innanzitutto con un grande respiro, fermare il momento e fare un respiro lungo e profondo. Suggerisco di contare con un inspiro fino a 4, poi sto ferma 2 secondi e poi mando fuori l'aria per 6 secondi. Quindi, questo da provare. Mandare... Assolutamente da provare, dicevamo. Da provare. No? Questi 4 secondi di respirazione. Esatto, perché aiutano a rilassare. Io, Manu, avrei una piccola provocazione da farti. Cioè, ragionando un pochettino come Michele a voce alta, questa è una tematica che nel 2023 è un sacco sentita. E noi di lavoro seguiamo le persone e quindi ogni giorno come te abbiamo a che fare con le persone, con la quotidianità di persone che hanno bisogno di un aiuto e quindi di persone che appunto vogliono intraprendere un percorso per se stessi. E io nel mio lavoro ho fatto il mio percorso personale, no? Perché a me piace molto la regola del fare, da esempio anche per gli altri e per le persone che segui, insomma. Che io ho imparato a fare una cosa, io non so che se potrai smentirla o se potrai darmi ragione, però ho fatto un sacco di studi anche personali da giovane, da ragazzo. Ho fatto il liceo classico, quindi mi piace un sacco anche guardare la storia, e ho imparato che la gran parte della psicologia deriva molto anche dal mito greco e dalla storia antica. Ci ha insegnato tanto in merito, e a me piace tantissimo affrontare il tema anche dell'arete, cioè della virtù personale, della capacità di conoscere se stessi e di pensare per se stessi, cioè di quel sano egoismo che fondamentalmente ci dovrebbe far vivere la vita nella sua essenza, no? Oggi le persone spesso vanno in difficoltà, cadono in situazioni difficili di ansia anche perché difficilmente ci si mette al primo posto. Di persone ne esistono tante tipologie in realtà, ma le persone che io vedo più bisognose, che hanno più bisogno di una mano, che hanno più bisogno di una spinta, sono le persone tanto di cuore, che pensano sempre magari al prossimo e pensano che pensare agli altri sia la situazione idilliaca, no? Cioè la cosa più bella, più pura che si possa fare, quando in realtà a mie spese e col mio percorso ho imparato che spesso e
la cosa migliore da fare è sempre mettersi al primo posto, perché magari se io sono in salute, se io credo in me stesso, nelle mie capacità e trovo la mia virtù, la mia essenza, la mia peculiarità, riesco a poi a essere realmente d'aiuto per il prossimo con le famose good vibes, no? Con le vibrazioni positive che io posso dare agli altri. Sono d'accordo con te. Penso che in effetti dobbiamo imparare a governare le nostre emozioni, a riconoscerle in primis, per poter essere di aiuto in modo efficace per gli altri. Quindi sicuramente dosare la propria energia, le proprie capacità, cercando un equilibrio che ci porti al benessere. Adesso si parla tanto, per esempio, di fare attenzione a quelle figure che ci circondano, amicali, parentali, che ci rubano energia, che ci stancano. Riconoscerle per provare a gestire quel momento in cui ci relazioniamo. Non escluderle o allontanarci, ma semplicemente imparare ad avere, come dici tu, Tommaso, in primis la visione delle nostre competenze, delle nostre capacità. Bene, bene, grazie Manu per avermi appoggiato in questo pensiero. Sì. E volevo chiederti se era il caso di andare avanti con la programmazione che ci eravamo promessi e con il prossimo argomento, che ne dici? Sì, volevo parlare del fatto che una cosa fondamentale per noi è il commento che noi abbiamo di noi stessi, quella vocina interiore, che è una vocina, insomma, tosta, perché alle volte ci parla in modo severo, tanto severo che ci impedisce di affrontare le cose con serenità. È un commento interiore che può fare la differenza nel nostro modo di leggere noi stessi e le situazioni che stiamo affrontando. Talvolta quella vocina ci può dire: sono una perdente, sono una fallita, non ce la posso fare, non riesco a fare nulla, a controllare nulla. Altre volte invece ci descrive la situazione esterna come una roba pericolosa, catastrofe dovunque. Quindi capiamo che ci sono persone che con questa vocina interna generano una sorta di disistima verso le proprie capacità e quindi anche di sfiducia nella possibilità di raggiungere un successo, un obiettivo. Quello che ci tengo a dire è che la qualità di questa vocina è importante, perché agisce sul nostro modo di esprimere le emozioni e quindi genera in noi delle attese che possono essere negative e allora minare la capacità di perseverare e minare la nostra capacità di tentare. Quindi ci impedisce alle volte quella vocina di dare forma al nostro futuro. Quindi è molto importante combattere questa cattiva abitudine del pessimismo, no? Definiamo, di avere un pensiero negativo. Dobbiamo sostenere il nostro pensiero positivo, quindi mettere in discussione sempre questi pensieri negativi, tutte le volte che si presentano, e provare a sostituirli con una lettura della realtà più congrua e che dia luce alle nostre capacità. Quindi, ricollegandoci alla domanda di prima che avevo fatto sul dialogo interno, mi sembra che questa sia la risposta a ciò, esatto, che avevo chiesto prima. Che molte persone magari, esatto,
molto spesso noi non ci facciamo caso di come ci parliamo. E soprattutto penso che possa essere interessante capire come migliorare questo dialogo interno che abbiamo, questa vocina. Riconoscere la vocina interiore è fondamentale per stopparla e porci delle domande: ma è veramente così? È quello che vedo davvero? O forse questa vocina mi impedisce di mettermi alla prova, di sperimentarmi in qualche cosa di nuovo? Provare a bloccarla. Certo, forse... E guardare il qui e ora con ottimismo. Forse, Manu, la parola d'ordine un pochettino che accomuna tutti questi argomenti che abbiamo toccato è anche un pochino la paura, no? Abbiamo sempre paura un pochettino di tutto, del giudizio, delle scelte, del futuro, della considerazione che hanno gli altri di noi stessi. E questo autogiudizio di cui tu hai parlato è una cosa che io vedo tantissimo nella nostra quotidianità. Quindi forse possiamo dire che in un certo senso la battaglia più grande è quella proprio con la paura, cioè con quella di affrontare un pochettino la paura, semplicemente di vivere forse la propria vita, no? Sì, è il timore di metterci in gioco perché temiamo di essere giudicati, valutati. E ricordiamoci che il primo a giudicarci siamo noi. E dobbiamo sostenere la nostra capacità di resilienza, cioè la capacità di resistere, di fronteggiare le situazioni, no? Di riorganizzarci. Provare ad agire per fronteggiare un evento negativo senza il timore di sbagliare, certo, mettendoci in gioco. Anche perché le persone, no, spesso si affidano, io stesso spesso ho fatto questo errore, no, di dire doveva andare così, oppure il mio destino ha voluto questo, quando fondamentalmente possiamo dire che i fautori del nostro destino siamo noi stessi, no? Le nostre scelte e la nostra capacità di affrontare la vita è la base, no? Essere un pochettino forse più cinici in questo? Ho usato una parola giusta? Ma essere consapevoli che se si sceglie una strada, per forza dobbiamo rinunciare all'altra. Assolutamente, questa è una tematica bella. La persona resiliente non è la persona che ignora o nega le difficoltà, la scelta la compie così, la affronta con realismo, con capacità di leggere quello che succede. Io, se posso, Manu, proprio riguardante questa cosa che hai detto prima, anche la paura dello sbagliare o altro, forse, ed è una domanda, lo sbagliare o il fallire vengono troppo percepiti come un qualcosa di estremamente negativo, e quindi se io sbaglio allora non so fare, piuttosto che vederlo come una parte del processo per arrivare a una migliore forma fisica, un qualcosa sul lavoro. Questo è un pensiero positivo, vederlo come una parte del processo. Anche perché se non sbagliamo, non impariamo, come quando si andava in bici da bambini, no? Sì, per forza di cose, per arrivare devi cadere delle volte, quindi fa parte del processo. Probabilmente delle volte basterebbe darsi una pacca sulla spalla e accettarlo, piuttosto che escluderlo completamente e dire no, allora questa cosa non la faccio più perché non sono abbastanza, non ce la farò mai. Esatto, dobbiamo essere più delicati con noi, volerci più bene, abbracciarci di più e dirci ce la possiamo fare. Guarda quella volta là che cosa sono stato in grado di mettere su. Questa possiamo dire, Manu, che è anche
un piccolo deficit anche culturale. Cioè io sono tanto appassionato, no, anche di vedere che cosa fanno oltreoceano. Oggi i social, il telefonino, lo smartphone ha sdoganato l'informazione, no? Cioè, quindi tu riesci oggi con facilità a vedere come si vive la vita lavorativa, imprenditoriale o anche semplicemente quotidiana anche oltreoceano, no? E Michele adesso ha sollevato un argomento bellissimo, il fallire in previsione dell'avere successo, no? E io seguo tantissime scuole, tantissimi anche webinar o podcast su internet, in cui in America, per dire, l'imprenditore di successo, la persona di successo, il lavoratore di successo, la persona che viene presa d'esempio è quella che proprio ha fallito, no? Cioè il fallire è riconosciuta come una dote, come una skill e come una cosa positiva, perché tu dal fallimento puoi imparare, giusto? Esatto, qua mi ricollego un po' ai principi della mindfulness, i sette pilastri, che sono i sette concetti fondamentali che ci aiutano ad affrontare le difficoltà e a concentrarci su noi stessi e ritrovare il focus. Il primo dei sette pilastri è il non giudizio. Quindi non giudicare, avere la mente del principiante, il secondo, cioè avere quello sguardo sempre bambino, di vedere delle possibilità e se cado mi rialzo, cioè avere fiducia, quindi non autocritica, accettarsi, accettare i propri difetti, le proprie fragilità. Provare a dare sempre nuove direzioni, non rimanere fermi, chiusi su un punto, cristallizzarsi. Beh, questo è bellissimo, questo è un messaggio bellissimo che stai mandando a tutti a casa. Io vorrei ringraziarti per questo, è molto bello. E io, Manu, ti chiederei ormai di giungere a una conclusione, purtroppo il tempo sta terminando. E non potremmo stare qui altro paio d'ore tranquillamente, però purtroppo abbiamo delle tempistiche da rispettare, però l'argomento è molto ampio e ognuno di noi oggi, almeno una volta, se non più volte, si è trovato in una di queste situazioni e penso che capire come poter uscire consapevolmente da situazioni di stress, situazioni di blocco, è veramente utile in una società in cui anche gli input esterni, diciamo, che non sono dei più positivi. E quindi potremmo parlare, Manu, altre tre ore insieme e andrebbe via liscia tranquillamente, però ho visto che hai preparato per noi una metafora e quindi io ti metto subito la slide e sono veramente curioso di conoscerla insieme a te. Sì, questa è la metafora dell'ulivo per definire il concetto di resilienza. Se guardiamo questa immagine ci facciamo cogliere dalla potenza di questo ulivo, no? Possiamo capire il senso e il significato del termine resilienza. Quest'ulivo è secolare, ne ha passate di tutti i colori, non ha più un tronco solido, unito, ma è spezzato. Chissà, magari dei fulmi, qualcosa l'ha aggredito e l'ha spaccato internamente. Ma questo non gli ha impedito di rimanere saldo al suolo e magari con quelle radici sotto andare a parlare con altre piante vicino a lui e scambiarsi dei nutrienti. Nutrienti che gli consentono di costruirsi le fronde così cariche di frutti. Quindi questo è proprio una metafora della resilienza, della capacità di contrastare le difficoltà. Se ci pensiamo, ognuno di noi ha un ulivo dentro, per esperienze che ha vissuto. E allora dobbiamo ricordarci le nostre radici che ci mettono in contatto con gli altri e ci consentono di scambiare nutrienti.
molto molto bella e molto profonda, e anche un messaggio positivo, no? Quello che dicevamo prima, messaggi positivi che ci incoraggiano a non mollare, ad andare avanti e ad essere positivi nei confronti di quelle che è la quotidianità di tutti, esatto, i giorni. Esatto, io porto a mettere sempre in discussione i pensieri negativi tutte le volte che presentano e sostituirli con delle valutazioni che siano più realistiche e costruite soprattutto sulle nostre capacità. Perfetto, Manu, ti chiediamo in un minuto, quindi qui ci vuole una capacità di sintesi importante, anche l'ultima metafora. E poi dobbiamo salutarci, quindi ti mando la slide. Questa è la metafora dell'ostrica. Anche qui ce la dice lunga il fatto che l'ostrica sia riuscita a produrre una cosa così preziosa da un dramma, da una difficoltà. Cioè un organismo esterno, un po' di sabbia, è entrata e ha prodotto un cambiamento dentro l'ostrica, ma l'ostrica non si è spaventata. Ha creato attorno a questo granello di sabbia una cosa di estremamente prezioso, cioè la perla. Ha fatto di un dramma, di una difficoltà, una risorsa, una cosa preziosa. Sei stata bravissima, velocissima, e penso che il messaggio di capovolgere anche le situazioni che ci accadono, che non sempre accadono contro di noi, ma delle volte accadono magari per noi e riusciamo a capirlo magari in seguito, sia passato, perlomeno per me è stato così. Io, Manu, per queste tue parole che hanno chiuso proprio bene. Hanno chiuso bene, decisamente. Manu, io invece vorrei salutarti, ma con un ultimo messaggio che mandiamo al pubblico da casa, perché io ho fatto una scelta oggi in puntata, ho scelto di non leggere i messaggi che mi sono arrivati, ma non perché non ci fosse il tempo, perché poi abbiamo anche tergiversato molto in realtà, perché abbiamo anche chiacchierato di cose che non erano proprio programma come ci eravamo prestabiliti, però erano domande molto personali e non mi sono sentito di leggerle in diretta, e quindi io vorrei dire alle persone che ci hanno scritto da casa, ai telespettatori, che Manu mi darai conferma di questa cosa che sto per dire, è parte integrante del centro di formazione che ha sponsorizzato questa puntata, che è il centro primo soccorso di Lorenzo Tricarico, che nello specifico si occupa, Manuela, con Lorenzo, anche dello stress correlato al lavoro e a quello che è lo stress in azienda, quindi i lavoratori possono essere aiutati in questo, in quelle che sono le criticità aziendali. E in secondo piano vorrei semplicemente dire a tutti che io passerò il contatto di Manuela e parleranno direttamente con te. Quindi direi di salutarti, certo, in questo modo. E direi che sono in ottime mani, aggiungerei, dopo questa quest'oretta insieme. Michi, io direi che siamo giunti al quiz, salutiamo grazie Manuela. Grazie mille, Manu, per la tua disponibilità e professionalità. Grazie a voi, grazie, in salute e a TV Fano. Grazie. Grazie mille, Manu, e buona giornata e buona serata. Io direi allora della regia se ci passano il quiz, Michi, che dici? Assolutamente siamo, sì. Siamo gli sgoccioli, vediamo di leggere questo quiz. A che cosa serve la tecnica stop? Abbiamo parlato tanto di questa tecnica, io vi leggo le domande, la risposta... Vediamo se sono stati attenti, esatto, a loro da casa. Infatti qui, Michi, le risposte non sono proprio semplicissime. No, per quello lo dico, che anche io devo studiare. Dobbiamo studiare. La risposta è A, è combattere lo stress. B, è una tecnica per ottenere la resilienza. C, a non entrare nel panico. D, a vivere più serenamente. Come sempre ricordo che la risposta più rapida, la risposta più veloce nel nostro numero di telefono vincerà una consulenza con il nostro team di In Salute e con Emanuele da casa. Tutti avranno comunque modo di parlare con noi, tutti riceverete dei feedback da parte nostra, e non ci resta che salutarci. A venerdì prossimo. Ci vediamo venerdì prossimo, grazie a tutti. Buona serata. Buona serata.